PD chiuso con una gestione militare a Vallo della Lucania. Il segretario dimissionario del circolo PD di Vallo, Riccardo Ruocco, critica il segretario provinciale Nicola Landolfi. Trovo vergognoso, dice, non più accettabile ciò che sta diventando una chiusura forzata della sezione del PD di Vallo. Questo accade a distanza di 6 mesi dalle mie dimissioni, ma probabilmente fa comodo così. Il PD è chiuso, è l'ennesimo regalo all'amministrazione comunale e all'UDC. Secondo Ruocco, il caso Vallo rappresenta la fotografia reale del livello di distanza tra la segreteria provinciale e i territori, sempre più abbandonati al loro destino, sempre meno coinvolti nel necessario processo di rinnovamento che invece solo dall'alto si tenta di imporre. L'ex segretario cittadino parla di una gestione militare del partito che continuerà a fare danni. Si scommette su sentinelle allineate e telecomandate, ed invece ci sarebbe bisogno di persone competenti e vere. Invoca quindi le dimissioni di Nicola Landolfi. Condivido quando Renzi dice che in politica, dopo una sconfitta, ci deve essere uno che perde e che si dimette. Intanto, sulla situazione del Partito Democratico a Vallo della Lucania, Landolfi tiene a precisare. No, dobbiamo eleggere il nuovo segretario, ci sono state le dimissioni di quello vecchio, c'è stata una fase di transizione ovviamente legata alla vicenda elettorale amministrativa e alle cose solite. A cascata faremo un po' tutto, non dovesse esserci, ovviamente a Vallo abbiamo il problema da risolvere, ma è una questione semplicemente organizzativa.